nostra breakout. Io sono Alberto Navarra, sono il career co-leader di Mercer Italia, appartenente al Transformation Committee di Mercer a livello Europa, e con me ho il piacere di avere Silvia Vanini, che è il nostro Senior Advisory per l'area Talent, e divideremo questo spazio di 20 minuti con voi. Per chi non l'avesse fatto, avete la possibilità con il vostro smartphone di poter inquadrare la parte sinistra di questa presentazione e scaricare una delle ricerche Mercer sul lavoro flessibile. Cosa faremo con Silvia? Ma guardando al 2021, quello che abbiamo imparato e capito grazie ad una ricerca Mercer fatta su più di 1500 aziende in Europa, vorremmo guardare un po' al futuro, guardandolo da due prospettive. Che cosa sta accadendo sul mondo del lavoro? Magari sfruttando qualche insight che ci ha dato prima il professor Francesco Seghezzi, e poi soprattutto capendo cosa sta cambiando nella caratteristica, nel metaprofilo delle persone. Allora, volendo andare sulla nostra comprensione relativa al cosa è accaduto nel 2021 e soprattutto che cosa faremo nel 2022 o successivamente. Per darci una vista, per dare una modalità di lettura di quello che è il cambiamento del modello di lavoro, Mercer ha coniato e ha creato un processo di osservazione con un osservatorio che è basato su un framework con quattro principali elementi abilitanti: la leadership, la cultura, l'infrastruttura, la tecnologia e anche l'ingaggio delle persone, e cinque grandi dimensioni che riguardano il modo con cui noi tendiamo a lavorare: il dove lavoriamo, il quando lavoriamo, il con chi lavoriamo, che cosa realizziamo e soprattutto in quanto tempo realizziamo questo lavoro. Perché sono importanti queste dimensioni? Un po' perché effettivamente quello che abbiamo osservato nel 2021 è, cominciamo con qualche piccolo numero, una necessità di rispondere ad un'emergenza, ma poche organizzazioni hanno sposato una capacità di adattare la loro workforce, la loro organizzazione, secondo una strategia di lungo periodo che sposi questo elemento di flessibilità. Infatti, coloro che fanno della flessibilità del lavoro quella che viene chiamata una long term strategy, una strategia quindi di lungo periodo, sono appena il 25% delle aziende italiane. In Italia abbiamo un campione di circa 100 organizzazioni osservate, delle 1500 che hanno risposto a questa survey, a fronte di circa il 37% a livello europeo. Ma al di là delle percentuali è importante scendere nei numeri per capire che cosa per le organizzazioni in Italia è il lavoro flessibile. Allora, flessibilità in Italia possiamo dividerla in due grandi dimensioni: il tempo, quindi il when, cioè quando lavoriamo, e soprattutto il luogo di lavoro, dove lavoriamo, il where. Infatti, dalla nostra osservatorio, che cosa emerge? Emerge che l'elemento di flessibilità, e quindi il considerare la flessibilità un elemento del lavoro in orari che sono a me più congeniali, è quello che per la maggiore ha caratterizzato le aziende italiane e le caratterizzerà nel 2022, tant'è che circa il 54% delle organizzazioni ha dato disposizione ai propri lavoratori di organizzare meglio il loro tempo con una certa flessibilità, e man mano questa percentuale aumenterà per il 2022 e per il 2023. Il dove lavorare ha vinto il modello ibrido. Ecco, nel nostro caso il concetto di hybrid working ha un'accezione molto più ampia. Se lo dovessimo tagliare all'interpretazione italiana, l'hybrid working è se lavoriamo in maniera interscambiabile tra l'ufficio come luogo di lavoro prevalente e casa. Ecco, è questa dualità dello spazio fisico che oggi caratterizza l'hybrid working in Italia, con un modello ibrido che vede per più dell'80%, quindi diciamo quasi plebiscitaria, la scelta delle organizzazioni di far lavorare i propri dipendenti in maniera mista tra casa e lavoro, ma non si considerano altri elementi come per esempio spazi di ufficio di co-working o satellitari, se non in una dimensione che sta sotto il 10%. Ma andiamo avanti, perché se ci muoviamo dal dove lavoriamo e ci muoviamo al quanto lavoriamo,
forse cominciamo a sposare una dimensione un po' più ampia effettivamente del lavoro flessibile, immaginandoci come stabiliamo la flessibilità del nostro lavoro. Ed entrano in considerazione elementi interessanti che abbiamo visto cominciare a radicarsi nelle organizzazioni proprio perché c'è un elemento deficitario. Prima Seghezzi ci diceva un elemento deficitario di tipo demografico, noi diciamo c'è un elemento deficitario anche dal punto di vista della scarsità delle skill, della seniority nello svolgere determinati ruoli delle persone e soprattutto c'è una sorta di frattura tra il mondo del lavoro interno alle organizzazioni e il mondo del lavoro esterno. Infatti, una delle dimensioni che sempre più le organizzazioni più lungimiranti stanno scoprendo è proprio la condizione del talent marketplace. Per poter arrivare però al talent marketplace e quindi ad uno spazio virtuale di scambio della domanda e offerta di lavoro, sia interna alle organizzazioni ma anche esterna, la prima domanda che ci facciamo è come scegliere la flessibilità o quei ruoli che possono andare verso la flessibilità. Bene, devo dire, l'Italia si è schierata su due grandi dimensioni. L'abbiamo fatto o per policy, quindi circa il 17% delle aziende ha definito delle politiche universali stabilendo dei criteri di flessibilità, o per costrutti organizzativi, e quindi circa il 12%, il 70% delle aziende lo sta scegliendo la modalità di flessibilità a seconda della natura del lavoro. Poi capiremo che cosa significa natura del lavoro. Ma abbiamo pensato che scegliere la flessibilità del proprio lavoro può essere una scelta autonoma e forse arbitraria del dipendente. Bene, solo il 2% in Italia, circa il 12% in Europa, lascia questo livello di autonomia e questo livello di potere del dipendente di definire il proprio livello di flessibilità in termini di lavoro che posso scegliere da fare e dove posso scegliere di fare. Quando ci si è domandati, ma quando parlo della natura del lavoro e sto pensando ad un lavoro che posso rendere più gestibile a distanza, quindi sono in una condizione di flessibilità, quali sono le caratteristiche che ne fanno parte? Bene, abbiamo degli elementi di condizionalità e quindi di vincolo, quei lavori che posso fare a distanza perché ho gli strumenti, perché ho le infrastrutture, perché ho la possibilità di avere dei luoghi che mi possano accogliere per fare quei determinati lavori, oppure ho dei vincoli di tipo operativo e quindi quei ruoli che richiedono una certa interoperabilità tra ruoli o tra funzioni aziendali. Ecco, il livello di maggiore o minore grado di libertà che ho nei vincoli e in queste condizionalità della tecnostruttura determina di fatto la possibilità di spingerci verso lavori a distanza o meno. Oppure ho delle opportunità che il lavoro a distanza ci può dare, e quindi la capacità di riuscire ad aumentare il livello di collaborazione anche tra gruppi di persone distribuite, non soltanto il face-to-face collaboration, oppure ancora quei lavori che richiedono una maggiore customer experience e che possono addirittura beneficiare da una presenza di tipo virtuale con elementi di omnicanalità che ci permettono di raggiungere i nostri dipendenti. Dicevamo prima, lavoro ibrido, lavoro da casa, lavoro dall'ufficio, ma la domanda che abbiamo fatto a quelle organizzazioni che hanno scelto di aderire ad un lavoro a distanza è stata: ma chi sceglie se le persone possono lavorare a distanza? Ecco, vedete, ancora siamo legati molto alla scelta del capo. Circa il 18% in Italia o il 28% in Europa ci dice che il capo a stabilire se una determinata attività può essere realizzata a distanza o meno e addirittura il full remote working, cioè il lavoro completo a distanza con diversi gradienti di flessibilità, è soltanto accettato per eccezioni per il 31% dei rispondenti. Quindi un terzo considera la possibilità di una piena autonomia del dove lavorare come una vera e propria eccezione. Quando però è stata data la possibilità ai dipendenti di scegliere, è stata data una sorta di autonomia importante. Infatti, per coloro che hanno introdotto delle politiche di lavoro in termini di flessibilità del dove posso lavorare e il quando posso lavorare, questa capacità di scelta è stata data al dipendente in termini di se lavorare sempre in ufficio oppure se avere un bilanciamento, quindi aderire a dei patti di lavoro ibrido.
Importante capire che quando devo misurare la flessibilità del lavoro a distanza entrano in gioco diverse variabili. Quali sono le variabili che entrano in gioco? Da una parte la capacità di misurare le performance secondo alcuni standard. Stanno cambiando. Circa il 40% degli rispondenti in Italia ci ha detto che vuole cambiare il suo sistema di performance management perché non lo ritiene più utile a misurare la capacità di essere flessibile, di lavorare in maniera flessibile e a distanza delle persone. Altri elementi che rendono possibile, abbiamo detto, sono alcuni requisiti del job, della natura del lavoro che posso fare, delle condizionalità, quindi dei vincoli che ci sono dietro, e poi altre caratteristiche stanno in un nuovo rapporto tra le persone e l'organizzazione. Voglio portarvi sul tema della produttività. Prima Marco ne parlava con Francesco Seghezzi. Il tema della produttività è un tema importante perché la percezione di produttività del lavoro a distanza dà un segnale positivo. Infatti circa il 39% delle persone considerano una produttività mantenuta costante o addirittura circa il 55% mantenuta costante, addirittura circa il 39% la considera in aumento. Ma cos'è vero? È vero che la produttività, soprattutto in un contesto a maggiore flessibilità, è fondamentalmente trainata da due dimensioni che ormai sono dimensioni soft che muovono sull'emotività delle persone. Una dimensione è la dimensione dell'ingaggio. Più fiducia hanno le persone nella loro organizzazione, maggiore è il trust, quindi, che le persone rimettono nell'organizzazione in termini di capacità e di flessibilità che questa gli sta concedendo, tanto maggiore è anche la efficacia produttiva che queste persone hanno. Dall'altra parte, la capacità di collaborazione. E quindi quanto effettivamente la collaborazione rimane costante o aumenta in una condizione di maggiore flessibilità delle persone, ed è proprio della capacità della collaborazione e di come cambiano le persone all'interno delle organizzazioni in questo nuovo scenario di flessibilità che vedremo insieme a Silvia. Do la parola a Silvia, facciamo questo scambio all'americana su questa sedia e continuiamo con lei. Io provo a affrontare un tema diverso rispetto ai numeri che ha presentato rispetto ai numeri che ha presentato Alberto. E il mio tema è: ma stiamo parlando di nuovi, di new ways of working, di nuovi modi di lavorare, oppure stiamo parlando di nuovi modi di vivere? Perché dico questo? Perché in realtà quello che ha generato lo smart working è stato quello di far saltare la cosiddetta quarta parete. Noi siamo entrati in contatto con la vita domestica quotidiana di tutte le persone. E questo ci ha consentito di rompere già alcuni paradigmi. Il paradigma formale della relazione, non solo capo collaboratore, ma della relazione anche formale, che ci vedeva coprire i nostri ruoli dentro l'organizzazione. I ragazzi della generazione X, Z, quelli che stiamo arrivando a vedere oggi, ad osservare il nostro modo di lavoro, hanno certamente rituali diversi, motivazioni diverse, diversi livelli di ingaggio. Ne parliamo costantemente, quotidianamente, siamo un po' tutti, come dire, sfidati da queste modalità alternative. E quali sono questi nuovi paradigmi che la generazione Z sta proponendo? Parla di emozioni, molto di più di quanto lo facesse in passato. Parla molto di più degli equilibri work-life. E viene meno, e tutti i commentatori che mi hanno preceduto hanno tutti parlato del tema dell'attention, cioè non riusciamo più a trattenere come volevamo e come eravamo abituati le persone sul luogo di lavoro. Quindi abbiamo nuovi paradigmi da affrontare, ma non so se continueranno, può darsi che la generazione Z e i giovani cambieranno e arrivate alla sfida della crescita professionale potrebbero cambiare motivazioni, ma sicuramente emozioni e work life sono due temi che vedranno ingaggiate in modo diverso le aziende in futuro. Quindi che cosa stiamo osservando? Che le persone sono alla ricerca di un nuovo bilanciamento. Sono alla ricerca del bilanciamento tra
il modo di essere leader, di essere capi, di guidare l'organizzazione è l'equilibrio della propria vita personale, che entra costantemente e quotidianamente nella dialettica organizzativa. Che cosa stiamo vedendo? Che le tipiche, le classiche motivazioni alla crescita, che sono da sempre state power, status, achievement, financial recognition, sono oggi sostituite da motivazioni di tipo personale. Le persone vogliono pensare alla loro carriera, ma vogliono anche pensare alle motivazioni personali che le scelte di carriera possono comportare. Vogliono pensare al proprio futuro, ma vogliono anche e devono farlo, e anche qui gli interventi precedenti l'hanno anticipato, devono occuparsi, vogliono occuparsi dei loro cari, delle persone che sono vicine a loro. Vogliono mantenere il proprio ruolo, ma mantenere anche quello precedente, cioè quello della propria vita personale. Devo dire che da questo punto di vista i giovani della generazione Z sono in questa direzione, ma lo sono anche le donne. E oggi le donne sono chiamate a chiedersi come bilanciare. Naturalmente qui è rappresentato un uomo, e questa è l'altra cosa interessante, ma le donne sono chiamate a capire come bilanciare la sfida professionale con la sfida personale. E gli uomini cambiano di caratteristiche. Che cosa stanno emergendo dal mio punto di vista? Stanno emergendo in realtà nuove identità. Il concetto di identità è un concetto un po' più strutturato e solido del concetto ruolo a cui siamo storicamente abituati nelle aziende. Quali sono le nuove identità? Ancora di nuovo citato, l'identità di cittadinanza. Ma dove siamo? Da dove arriviamo? Siamo immigrati, siamo i nuovi italiani, le nostre città sono diventate colorate perché le nostre città sono piene di persone che provengono da altre cittadinanze, da altre culture. Certamente c'è il problema del genere, ce lo siamo posti, ce lo poniamo quotidianamente, il rispetto nei confronti di nuove identità di genere è un dibattito importante che sta emergendo, che sta entrando anche nelle aziende, che non rimane solo nella sfera personale. C'è il tema della carriera, come dicevamo, ma chi sono, ma chi sarò, quale leader sarò, quale dipendente sarò, posto che sarò un dipendente che ha meno legami con la propria azienda. La generazione, le generazioni che arriveranno, che caratterizzeranno nuove identità. La genitorialità, che è un altro tema che sfida la nostra vita quotidiana. Questo modello identitario, queste diverse identità, che come diceva Amin Maalouf, devono coesistere, noi dobbiamo far coesistere nuove identità, dobbiamo poterle guidare, essendo e diventando leader delle organizzazioni. E quindi quali sono le cose che ci devono ispirare, che ci devono aiutare a sviluppare questi nuovi modelli di leadership? Certamente navigare l'incertezza, certamente la sostenibilità, l'hanno citata tutti gli speaker precedenti, quindi dobbiamo far diventare la sostenibilità la nostra nuova moneta. Abbiamo il tema del benessere, che deve diventare una condizione della mente, mi permetto di dire, qualche cosa oltre il quale ancoriamo molte delle scelte organizzative. Ma dobbiamo soprattutto vivere la diversità. Che cosa vuol dire vivere la diversità? Stavo leggendo una ricerca fatta dal Global Rating sulle donne CEO che hanno risposto in maniera molto efficace al tema della pandemia, dimostrando più flessibilità e più capacità di adattabilità in questo periodo di crisi. Quindi sicuramente nelle caratteristiche della leadership al femminile ci sono alcuni elementi che ci aiutano a navigare verso questo futuro e ci indicano quale sarà la nuova leadership. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo recentemente messo a punto uno strumento che ci permette di misurare questa nostra capacità di vivere la diversità, andando a misurare, quindi creando una rilevazione che ci consente di capire quali azioni implementare. E nello strumento che stiamo sviluppando stiamo ragionando di diversità,
Stiamo parlando di misurare l'equità, quindi l'equità salariale, ma non solo, l'equità nei processi, nelle pratiche, la capacità di mettere a punto degli accessi flessibili, l'equità nel rispettare le scelte parentali dei nostri collaboratori. Inclusion, quindi quali sono tutti gli strumenti che ci servono per ascoltare, ingaggiare, Baroldi l'ha citato, l'ascolto dei nuovi collaboratori, dei nostri collaboratori, come dici, inclusiva è il modello a cui stiamo tutti facendo riferimento. E in finale la strategia e l'implementazione. Queste sono delle precondizioni. Sono delle precondizioni per fare in modo che le nostre nuove identità, le identità che vedremo apparire nei posti di lavoro, diventino molto più guidate, accompagnate e governate dai nuovi leader. Grazie. Grazie Silvia per tutti i panelist. Potete tornare nella pagina principale e se volete cliccare su una seconda Zoom. Ringrazio Alberto e Silvia e ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Se qualcuno avesse perso il link o non sapesse come riconnettersi al panel principale, lo scriva nella chat e io ricollego, rimetto il link. Amelia, per facilitare la logistica delle Zoom, che è sempre qualcosa di, anche se abbiamo imparato a usarlo, ma è sempre qualcosa di tecnologicamente burocratico.